Siamo a Milano, siamo a Milano, l'autobus che adesso vedrete passare è il 13 barrato, l'autobus di linea che attraversa la città. Maurizio Mattioli è il conducente dell'autobus a Milano. Allora, ti do il cappello e il volante. Perfetto. Vado lì, eh? Vai. Tu sei... Io romano. Lo so, sei romano, però adesso ti spiegherò perché. Diciamo che tu sei il conducente del 13 barrato. L'azienda ti ha trasferito da Roma a Milano e stai prendendo possesso dell'autobus in servizio per la prima volta. Sali, in questo momento sei al capolinea e impugni il volante. Allora. Tu sei un autista d'autobus, però siccome sei arrivato oggi a Milano da Roma non conosci bene la città e sei un po' preoccupato. E il primo passeggero che sale a Milano con il Castello Sforzesco alle spalle è Max. E però in questo caso è una vecchietta milanese, una simpatica vecchietta milanese. E tu sei una bella sciuretta di una certa età. Buonasera, so qua anch'io, come va? Allora, attenzione, Maurizio sta salendo una vecchietta nervosa. Milanese oblitera il biglietto alla macchinetta. Buonasera, sono guidatore. Buonasera, bene. È stata a Piazza Dante. Piazza Dante, va. E dove rimane, scusa? No, mio marito il Dante in piazza. No, stavo dicendo, Piazza Dante, sa dov'è? Ecco, ma io non lo so dov'è. Lei è di qui. Si capisce? Ma cosa mi sta narrando? E allora magari. Sono di Milano, eh? E allora magari perché non mi dà una mano, cioè è il mio primo giorno di lavoro questo, io non sono neanche milanese. Ma di dov'è? Di Roma. Di Roma? Ma da quanto tempo è di Roma? Da un bel po'. Ah, si sente dalla bella cittadina Roma, cittadina. Sono stato, bella cittadina. Beh, sì, insomma, sì. Grazie a Dio anche noi. Piazza Dante, andare in Piazza Dante che andare a fare i calli. Piazza Dante, Piazza Dante a Milano, non a Roma. Sì, andare a fare i calli. Perché adesso se partiamo, vado dritto? Sì. Va dritto, poi dopo gira, che dopo mi sembra che la conosco. La conosco. Chi altro c'è? Con i due. Attenzione che sta salendo un altro passeggero. Bene. Sale Stefano. Anche lui poi sale, dovrà obliterare il biglietto e chiede informazioni all'autista. Ok, sì. Sale questo bel ragazzo, anche lui. Questo è toscano, però vive a Milano. Obliterato. Buonasera signora. Oh, che bel ragazzo. Che porta in piazza 5 giornate. Affretta. Sì, perché sono abbastanza in ritardo. È figlio della Giussi. Signora scusi. Mi dica. Lei, visto che è di Milano, conosce anche piazza 5 giornate? No, non sono mai stata, però mi hanno detto che è bello che esiste, che veramente esiste, che c'è. Rimane prima di Piazza la bomba e scappa. Rimane prima, perfetto. Attenzione, perché non è finito, l'autobus è ancora fermo, prima di partire sta per salire un altro passeggero. Sale Francesco, anche lui è di Roma, però come l'autista... E chiede proprio informazioni all'autista. Ma che salite col Kalashnikov? Scusi. Devo andare a Piazza San Babila, mi può dare una mano per favore? Fratello mio! A sede Roma! Chi ti ha mannato? È conducente a Milano! Ma ci hanno messo qui in te posto di chi, ma sta là dietro! Senti, dai, che sei dalla Lazio, vai, fai forza! Oh, ma che buona volontata! Ma sei dalla Roma, vabbè, non si impara a conducente! Ho che non si impara a conducente! Sì, a reggere dall'apposito sostegno! Scusi, sono in ritardo, grazie, convenevole! Non c'è la bagno, ma il ponte! Che fa, si parte? La vecchietta è un po' arrabbiata perché è in ritardo e poi scambia Bettarini per il suo medico. Ma lei è il medico l'allergologo? Non ero il figlio della rosa?
cosa? No, perché assomiglia anche al medico, quello lì, no? L'ho fatto bene, dammi quelle medicine lì, perché... ma sa come sto me? Si vede? Sto meglio. Io partirei. L'autobus parte, l'autista leva il freno a mano e si chiudono le porte. Io mi ha catarrato. Me ne sono accorto, ma hai lavato. Il conducente, sempre preoccupato per le strade, perché lui è appena arrivato da Roma a Milano e non conosce la città, va piano. Però i passeggeri, avendo molta fretta, si lamentano. No, guardi, non se ne può più. Però a capo, vada un po' più forte. E non c'è sta l'autovelox, Ma io non capisco cosa occorre correre quando non sa se correre. No, guardi che è una cosa... Ma sta andando pianissimo a correre. Ma ecco una fermata. Ad aspettare l'autobus ci sono Veronica e Giorgia, che si lamentano del ritardo che ha accumulato l'autobus. L'autista frena ma bruscamente. Così, sempre. Sempre in ritardo. Le due ragazze salgono. Che gente. Potete salire. Vieni, Giorgia, sali. Speriamo che ci sia. Dovete obliterare il biglietto. Ah già, eccolo. Perché ti prende? Non so, è strana la macchina. Te l'ho detto, vedi che aveva. Può andare un po' più piano. L'autobus riparte, potete chiudere la porta e riparte l'autobus. Appena fatto la prova. Le ragazze. Siccome tutti i posti a sedere sono occupati, si mettono in piedi sperando in un gesto di cavalleria, ma nessuno si alza. E allora Giorgia e Veronica sostengono di essere tutte e due incinta. Ma tu a che mese sei? Hai saputo anche tu la notizia? Sì, i miei sono gemelli, tuoi? No, io per fortuna ho un aspetto e una femminuccia, ma chissà. Ma Stefano Bettarini non ci crede, E non è un segno zodiacale, gemelli. Non è che ci crede. Fa un po' di posto. Non hanno la pancia, non si vede la pancia, Stefano. Due signorine. Non si vede la pancia, fai la pancia. Io non posso perché ho le vene vanitose, non posso. Le vanitose, vabbè, dai. No. Però guarda, non ci sono più gli uomini di una volta. No. Il conducente, preoccupato per il percorso, aumenta l'andatura compiendo una serie di curve spericolati e tutti si lamentano. A sinistra! C'è! A destra! Piano! Soprattutto si lamenta Veronica, che sostiene di essere stata toccata, palpeggiata da qualcuno. Ma come si permette? Ma non è possibile! Io scendo, ma che lei! Ma come si permette? Ma che gente, guarda! Attenzione, non ho parole, una donna incinta poi! L'autista inchioda e sale... Sale, attenzione, sale Giampiero, il terribile controllore, tutti sono terrorizzati, tutti i passeggeri. Non ve l'aspettavate, Non ve l'aspettavate, lei l'ha pagato il biglietto? Sì. Lei è stata dal parrucchiere oggi, altro che pagare il biglietto, dov'è il biglietto? Lei per tre l'ha pagato? Aspetta, due gemelli, sa, ha pagato per tre. Esatto, sì, due gemelli, lei? Per tre. Io pure aspetto. Vedete. Dov'è il biglietto prima dei gemelli? Come non ce l'ha? No, ce l'ho, la faccio scendere? No, ce l'ho, eccolo qua, ecco. Dottore. Farebbe mica mai scendere una donna incinta. Guardi se il biglietto cosa me ne importa a me, se lei non ha pagato, scende. Giampiero, vede se ce l'ha. Lei è così fesso da aver pagato il biglietto? Io sì, perché oltretutto sono in ritardo e questo conducente mi fa... Va bene. Arrivare. Va bene. Lei... Io c'ho l'abbonamento, l'ho fatto nel 63. Mi faccia vedere questo abbonamento del 64. Perché non lo mette all'asta? Guarda, è bello. C'era quella Garibaldi, faceva l'asilo quando ho fatto l'abbonamento. Ma ecco un'altra fermata. Lei ce l'ha il biglietto? Stoppo? Ce l'ha il biglietto? Io, de che? Come, il biglietto dell'auto? Ma io conduco, scusi. Non ce l'ha? Non ce l'ho, no. Scenda! Ma come scende? Scenda subito! E chi guida? Non ce l'ha! No! Scenda subito! Guida lei? Non importa! Ma cara, Sono rimasta putrefatta! Mondini si siede sul 13 barrato e Mughini, che guida l'autobus a Milano, possiamo veramente dire che stasera tutto è possibile!